Scusi, dica. Per favore, la casa di riposo per artisti. Eccola lì, non la vede? È tanto grande. Grazie mille. Cosa vuole? C'è una prenotazione a nome Ugo Cremonesi, capocomico. Questa non è l'ora da presentarsi, la cena le è stata servita da un bel tono. Non preoccuparti, ho già cenato abbondantemente al ristorante. Ma tu che lavoro fai qui? Giardiniere, cameriere, portiere, tu. Fai anche il facchino? Sì. Ecco, bravo, allora porta questa valigia. No, il dito, il mio dito, il dito della maniglia. È mio il dito. Poi pesa. Come si sta, in questa casa di riposo? Facci conto di stare a casa sua. Beh, speravo un po' meglio. Accidenti che ingresso. Sembra la stazione di Milano. Che tristezza. Ce l'hai una sigaretta? Sì? Perché hai finito le tue? No, fumo solo quelle degli altri. Ah, sì? Allora non contare sulle mie. Come non detto. Però... Porca miseria, ragazzi. Che lampadario. Un po' impolverato però, Ma qui cosa c'era? La tomba di Radames. Questo è un vecchio albergo che il comune ci ha fatto una casa di riposo per artisti. Pensa che qui ci veniva la regina Margherita a passare l'estate. Senti, come ti chiami tu? Pino. Senti, Pino, ma in cucina non è avanzato un panino, magari con un po' di prosciutto? Un milione. 2 milioni. Passi. 4 milioni per giocare. Accidenti. Non sapevo che avevate tra gli ospiti anche i Rothschild. Non va a darci, parlano di milioni, ma ogni milione il vale 10 lire. Vedo i 4 milioni. Vedo anch'io. 3-10. Scala. Forse. E adesso dove andiamo? Dal comandante. Dal comandante? No, scusa Pinot, forse non ho capito bene. Ma questo cos'è? Un ospizio o una caserma? Sai, il direttore da soldato era colonnello. Ah. Ecco, questo è il suo ufficio. Vieni. Ah, si tira. Permesso? Disturba? Sì, lei disturba, ma è mio dovere riceverlo ugualmente. Mi presento, Ugo Cremonesi, in arte Picchio. Certamente avrà sentito parlare di me. Mai sentito nominare. Ecco, così ha colmato anche questa lacuna. Violoncello, gran bello strumento. Per favore, non mi tocchi il violoncello. No, si figuri se... niente, no, non si preoccupi, non è successo niente. Non è successo proprio niente. A proposito di violoncello, sa come si dice? PCR senza fare un petto è come sonar senza l'archetto. La informo che non mi piacciono le barzellette e tantomeno i comici. Ma io sono un comico stile. E dopo 40 anni di carriera e di successi, a causa di un cavillo burocratico, dico bene? Sì, dice bene. Ecco, sono ancora in attesa della liquidazione degli arretrati della pensione. I suoi affari non mi interessano. Si ricordi soltanto... che finché sarà ospite di questa casa, lei dovrà rispettare il regolamento come tutti gli altri. Signor sì. Un'ultima cosa. Si ricordi che se è venuto qui per prendere per il culo il direttore, ha sbagliato uscio. E adesso si faccia accompagnare alla camera numero 17. 17? No, guardi, io nella camera 17 non ci vado. È l'unica camera disponibile. Allora ci vado. No, è che nella camera numero 17, una volta un mio amico... Gli affari dei suoi amici non mi interessano. Buonanotte. Buonanotte. Cominciamo bene. Il comandante mi ha assegnato la camera numero 17. Eh già, si è liberata stamattina perché è morto quello che la occupava.
Questa è la stanza, la chiave della toppa. Grazie mille e tante belle cose, Pinotti. Troppo buono. Scusa. Comandante! Signor direttore. Ancora lei? Nella mia camera ci ho trovato un morto. Ha visto che il numero 17... Il numero 17 è soltanto un numero disparito. Ah, sì? Beh, venga a vedere, venga. Andiamo a vedere. Ecco, guardi. Lungo, stecchito e vestito di nero. Ma come? Era lì? No, signor direttore, le giuro che... Sono sicuro che io e lei non andremo mai d'accordo. Sono sicuro anch'io. No, è che volevo dire... Signor direttore... Buona ginnastica? Ciao, caro. Guarda chi c'è! Picchio! Augustarello! Picchio! Eccoci qua, il vostro Picchio sempre sulla breccia. Sì, quella di Porta Pia. Poi là, Vilma Daris. Sì, bella, bello, sempre bello, caro. Quanto eri bravo. Sono sempre bravo. Oh, sì, vieni, sì, Picchio, sì. Vieni, mettiti vicino a noi. Sì. Siedi, siedi. Sì. Prima o poi finiamo tutti qua. Eh no, calma, calma. Io sono qui solo per una breve vacanza, ma soprattutto spinto dalla nostalgia. Volete sapere la verità? Sono venuto per rivedere i cari vecchi amici. Non ci credi? A proposito, hai visto più Pippo Galletti? Morto. Morto. E Nuccia D'Alba? Morta anche lei. E Costantino? No, quello no. A Costantino gli mancano solo 3 anni per andare in pensione. Ma mi sa che non ci arriva. Dici? E quel cantante... Morto, morto, morto. Come si chiamava? Giorgio Floris. Cosa vi dicevo? Morto anche lui. È inutile che chiedete. Tutte morte sono. Soltanto voi, a quanto pare, resistete, eh? Oh! Caffè o caffè latte? Caffè. Ristretto, eh? Questo è ristretto. E lei? Caffè e possibilmente un sorriso. Pardon. Il caffè glielo do subito. Il sorriso quando mi va. Quella, acidina, eh? E lo zucchero? C'è già. Che te ne pare, eh? Beh, per una volta potrebbe anche andare bene. Io volevo allora caffè. A San Vittore ho bevuto di meglio. E Gemma? Quella ragazza che stava con te a Palermo. Oh, scaricata, scaricata. L'unica donna che ha resistito con me per più di 15 giorni è mia madre. No, ma quella era Lucy. Lucy!
picchio. Amore mio. Oh. Morde? No. Come mi trovi? Bah, una bambina. Ma lo sai che sei più giovane che 10 anni fa? Beh, tu no. Qualche anno fa stavi meglio. Ah, sì? Sì. Perché tu no, forse? No, dico, si dice così per fare un complimento, ma cara Lucy, gli anni passano per tutti. Caffone. Ah, no, scherzo. Sei sempre una gran bella donna. Potabile. Avevo detto latte e caffè, non caffè e latte. Ancora un po' di caffè e latte per me, grazie. Lei l'ho già servito. Guardi pure le ragazzine adesso. Chi, quella? Per carità, non l'ho nemmeno vista. Ma se la spogliavi con gli occhi. Quello delle bugie resta sempre il tuo hobby preferito. Credi che l'abbia dimenticato? Dicesti che scendevi a prendere il giornale e partisti per Palermo, lasciandomi solo in una camera d'albergo, senza neanche pagare il conto. Beh, non te la sarei mica presa per così poco. Oh no, anzi, ho riso tanto. Basta, Lucio, basta! Sai che ti dico? Non ce la faccio più. Cercatene un altro. Addio, me ne vado. Fred, a dove vai? Che fai? Non essere così drammatico. Vieni qui. Sbaglio o sono un po' zanzando? Scusa, Fred. Vieni qui, Fred. Cosa leggi di bello? Scusi, ma lei non è il grande Palmiro Calderoni? No, eh? Scusi. Scacchi, eh? Dorme. Ehi! Scacco alla regina. Signor Ugo Cremonesi in arte picchio. Non gliel'ha detto mai nessuno che un po' di ginnastica la mattina fa bene alla salute? No. Ecco, allora glielo dico io. Domattina alle 8 precise, giù nel parco insieme a tutti gli altri. A me avevano detto invece che alzarsi tardi al mattino fa bene alla pelle. Ma era solo un consiglio. Sì. Invece il mio è un ordine. Ah. Buongiorno, Renata. Buongiorno. Badami sulla bocca che mi brose. Voglio morire brusata con carina. Avanti. Oh, brava. Se esci un momento ci rifaccio la stanza. Beh, puoi anche rifarla se io sto qua. Non mi dai mica fastidio. Anzi, se permetti, ti do una mano. Come vuole lei. Ho rifatto tanti letti. Quanti anni hai? 18. E lei? 53. 53? Ma se si va in pensione a 60? No, in pensione ci si va dopo
30 anni di lavoro. E io ho 35 anni di dura carriera alle mie spalle. Ho cominciato come enfant prodige. Lei ha due occhietti che non mi piacciono mica tanto. Perché? Una volta in un autobus che era pieno, c'era uno che mi ha messo le mani in mezzo alle gambe. Ah. C'aveva due occhietti come i suoi. E lo sa chi era? No, chi era? Un prete. Ah, beh, io non lo farei mai. Cosa, il prete? No, quello che ha fatto il prete. Oddio, non che non mi piacerebbe, tutt'altro. Solo che so stare al posto mio. Quando una cosa si pensa è come se la si facesse. Che c'entra? Io, per esempio, ho pensato di portarti al cinema, ma non te l'ho mica detto. Se non si toglie, le spazzo i piedi. Scusa. Allora, vieni o non vieni? Dove? Al cinema. Non me l'ha mica chiesto, l'ha solo pensato. Ah, sì, questo è vero, però... Adesso scommetto che mi chiede anche qual è il mio giorno libero. E qual è? Il giovedì. E il giovedì il cinema è aperto? Il cinema è aperto, ma io sono chiusa. Uh-huh. E come passi la giornata? Vado a trovare la nonna. Beh, potrei accompagnarti con la mia Spider. Così non c'è pericolo che trovi un altro prete. Mi sa che l'altro prete l'ho già trovato. Arrivederci. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. So dark up above, I'm loving the clouds. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Bravo, bravo Fred, bravo il mio bambino. Non esagerare, come sei bravo Fred. Bis, bis. O compri un biglietto da Ariffa. Riffa? Sì, Ariffa. Cos'è la Riffa? Beh, vedi, si tratta di indovinare fra tutti i pensionanti che stanno qua dentro quello che morirà prima. Tu scrivi qui il nome del prescelto e se indovini vinci e te becchi il malloppo. Hai capito o no? Non ti sembra un gioco un po' macabro? Ah, sì, vabbè, è un gioco come un altro. È come il tuo tip, ma poi noi ci abbiamo la morte in saccoccia, è meglio che ci scherziamo sopra. Ecco. Dammi 500 lire. Ah, anche. Ecco. Ah, disgraziato. Hai scritto il nome mio. hai detto che è uno scherzo, no? Abbiamo la morte in saccoccia, ah, allora. Vattene, va. Quando a Milano avevamo in compagnia quelle due gemelle, come si chiamava quella che veniva con te? Nieves. E l'altra gemella, quella che magnava, come si chiama? Dolores, sì, ma io invitavo sempre a pranzo Nieves perché faceva la cura dimagrante. Una volta però mi sono sbagliato e ho invitato a pranzo al Savini quell'altra, quella che mangiava. Oh, una botta da 4.000 lire. Oh. Renata. Ma non mi avevi detto che il tuo giorno libero è il giovedì? Io? Mai detto. Il mio giorno libero è il mercoledì. Mm. E dove vai di bello? L'ho già detto, dalla nonna, no? E il cestino delle frittelle dove l'hai lasciato? Te lo sei dimenticato? Quale cestino? Beh, quello di Cappuccetto Rosso, no? Beh, arrivederla. No, aspetta, t'accompagno. Così fai prima e non ti fai mangiare dal lupo cattivo. No, dicevo che tu sei sprecata a fare la serva in quella specie di prigione, quell'ossario, col corpicino che hai. Ma lo sai che tu potresti fare del teatro, migliorando la dizione? E cosa mi farebbe fare a me in teatro? Potrei fare di te una grande soubrette, io ti vedo già, scendere le scale nuda, coperta soltanto di paillette. Beh, mi piacerebbe. Mi piacerebbe, sì. E poi è sempre meglio che fare i letti. Ma lo sa che se la fanno anche sotto? Lo so.
I vecchi. Si può fermare dal tabaccaio che devo comprare il chewing gum? Sì. Muratti bianche, grazie. 800. Tenga. Cappuccetto rosso? Come sta la nonna? Bene, grazie. Bene, ha mangiato le frittelle? Ma lei cosa fa qui? Mi sta spiando? No, no. È che mi sono perso anch'io nel bosco. Allora la strada gliela faccio ritrovare io. In cima allo scalone, primo piano, numero 17. Buonanotte. Ho passato tutta la giornata con la nonna e non ho nessuna intenzione di passare la notte con il nonno. Io vi congiungo in matrimonio in nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Bella e giovane posso sposare un uomo così vecchio. Perché la ragazza è polacca e sposandosi ottiene la cittadinanza italiana. E così dopo va a letto con chi gli pare. Oh, ma siamo in chiesa, cosa dice? Il matrimonio deve essere amore e non calcolo. Deve unire e non separare. Deve essere compagnia e non solitudine. Quindi Dio mi perdoni se vi dichiaro marito e moglie. Cosa fai? Piangi? Niente, mi succede sempre così quando assisto a uno sposalizio. Oh, esagerata. Cosa farai il giorno del tuo matrimonio? Ma io non ci sarò. Come sarebbe a dire? Io mica mi sposo. Senta, senta come mi batte il cuore. Sente. Mm-hmm. Oh, oh. Ma non è mica colpa mia. Se il cuore sta proprio dietro una tetta. Viva gli sposini, viva! Il bacio alla sposa! Auguri! Oggi è giorno di festa per la nostra casa e per la nostra famiglia. Perché la nostra è una famiglia. E famiglia vuol dire unione. Vuol dire accordo. Hai una scarpa slacciata. Vuol dire reciproco. Rallegriamoci dunque per il lieto evento e facciamo al nostro caro compagno i più affettuosi e cari auguri. E adesso accomodatevi educatamente al tavolo dei rinfreschi. Via! Oggi si mangia! Oggi si
Mi dispiace lasciarete così. Di solito, dopo sposati, marito e moglie, vuoi tu stare solo con me? Andare in camera tua? Vuoi tu fare amore, eh? L'amore, io oramai... Magari scrivimi qualche volta una letterina. L'importante è campare fino a 80 anni. Sì, perché ho scoperto che dopo gli 80 anni non muore quasi nessuno. È proprio così, eh? Stasera lascio la porta aperta. Il cavaliere balla bene quando la dama segue. E io come seguo? Male. No, balli come Ginger Rogers. Mi scusi. No, aspetta. Permetti questo ballo, Lucy. Di, non ti starai mica innamorando di quella serva. Io? La parola amore nel mio vocabolario non esiste. Signorina, c'è un signore che l'aspetta, ha detto di muoversi. Scusami, caro, io devo andare. Direttore, arrivederci. Va via, l'accompagno. Arrivederci. Arrivederci, e tanti grande. Auguri. Scrivimi. Le ringrazio anche a nome dei miei pensionati per il gradito assegno. Attenzione! 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 Il nostro caro Picchio si esibirà in un suo numero. Su, andiamo! Ecco! Un bel applauso, grazie, Picchio! Grazie. Bravo, Picchio, bravo! Eseguirò alcune imitazioni mimiche. Due tipi al biliardo, lo sprovveduto. Personaggio al biliardo, un tipo un po'...
Così. Questo caffè me lo porti, sì o no? Ma tu guarda questa puttanella. Fa sempre finta di non sentire. Renata! Vado, vado. Ma che maniere, però. Se c'era un uomo qua dentro, lo metteva a posto lui. Occorre una grande scuola per potersi divertire e passeggiare, se così si può dire, con gli sci ai piedi. In mezzo a vallate e boschi innevati. Lontano dal caos e delle piste, battute dalle folle domenicali. L'età media tra i fondisti della domenica è intorno ai 40 anni, ma si possono incontrare intere famiglie, Stavamo accorto, guaglio, che queste giove della nostra età possono essere pericolose. Spalle a terra. No. Arrenditi. No. Spalle a terra. No. Spalle a terra. No. Arrenditi. Sì. Finalmente il caffè. Ma tu guarda. Grazie. Glielo insegno io l'educazione all'attore di prosa. Se dopo me la dai, la aggiusto io questa giacca. Sì. Grazie, Picchio. Di che? Ho saputo che ti sei battuto per me. Ah, sì, sì, vabbè, figurati. Giochiamo o no? Giochiamo. Giochiamo. Giochiamo, giochiamo. Tirino, capiglia. Ma che cazzo avete da ridere? Niente, niente. Giochiamo. Niente. Giochiamo, giochiamo. Tocca a te. Sono io, Renata. Cosa vuoi? Non riesco a dormire. E allora? Hai provato a contare le pecorelle? Aspetta, posso darti un sonnifero? Ho paura.
Paura? Di che cosa? Ho fatto un brutto sogno. Qualche volta lo faccio. Anche da bambina lo facevo. Ho pianto fino adesso. Ma io cosa ci posso fare? Se mi fa stare qui con lei, non le do nessun fastidio, prometto. Ho bisogno di sentire che qualcuno mi vuole bene. Ah, capito. Sto qui seduta senza disturbare. Ma perché sei venuta proprio qui da me? Lei oggi è stato gentile con me. Sento che di lei mi posso fidare. Beh, ma non puoi mica rimanere tutta la notte seduta su una sedia. Tanto vale che vieni qua. Non avere paura, hai detto che ti fidi. Sopra le coperte. Non avrai freddo così? No, sto bene. È rimasto il braccio dall'altra parte. Non fa niente. Adesso sono io che non riuscirò a dormire. Comandante, vuole un riparo? Non uso mai l'ombrello. Vabbè. Ma con questa neve andiamo al mare. Al mare c'è il sole, affrettiamoci perché voglio arrivare in orario. Presto. Presto. Sbrigatevi. Lucio, hai portato il termo? Io? Tu dovevi portare il termo? Io? Ma questa dai numeri. Comandante, posso sedermi vicino a lei? Andiamo, andiamo, nessuna preferenza. Ci siamo tutti? Manca Picchio. Perché, dov'è? È malato. Peggio per lui. Ragazzi, non cominciamo a fare casino, mi raccomando. Tutti al mare, a mostrarle gli appegli. Pinot, siamo soli oggi, eh? La casa è tutta nostra. La parte mia te la regalo. Perché? Non credi che staremmo bene io e te? Guarda, io qui, bello, sdraiato sulla poltrona, tu a fare le pulizie, servirmi a tavola, farmi qualche pranzettino. Pensa come staremmo bene tutte e due. Staresti bene te? Chi era chi? Quello della moto. Ah, quello. Mio fratello. Ah, non mi avevi detto di avere un fratello? Mica è una cosa da vantarsi. Ah, no? Ho capito. Allora è lo stesso di quando ti ho accompagnato alla tabaccheria e mi hai piantato lì. Beh, veramente, quel giorno è lei che ha piantato me. Io? Certo. Io non ero mica andata a comprare le gomme. Ero entrata per andare al water. E quando sono uscita lei non c'era più. Anzi, ho anche pensato, ma guarda che maleducato. Prima fa tanto il fine, poi mi pianta lì.
sapessi quello che ho pensato io. Mica sarà geloso. Io geloso? Per carità, un artista non può essere geloso. Curiosità. Mi piacerebbe sapere qualche cosa della tua vita. Beh, la prima volta che sono scappata di casa avevo 11 anni. Renata, portami i pomodori! E perché sei scappata? Perché mi volevano far mangiare la Carlotta. Carlotta? E chi era? Una gallina. Mi c'ero affezionata. Ci giocavo insieme. Insomma, eravamo amiche. Ho dormito alla stazione e quando sono tornata c'era ancora una coscia della Carlotta in ghiacciaia. L'ho presa e l'ho sotterrata nell'orto. Di un po', da quanto tempo lavori qui? Sono entrata che avevo 15 anni. E il direttore mi ha preso sotto la sua protezione. E per proteggerti meglio ti ha portato a letto. E come lo sa? Classico. E continua a proteggerti? No, perché gli ho fatto capire che se ci riprova me ne vado. Tanto sono stufa di stare qui. Ma lo sa contare l'età di tutti? Qui quanti anni ci sono? 4.620. Hai contato anche i miei? No. Su, balda gioventù! Andate fuori a prendere aria. Approfittate di questa bella giornata e respirate a pieni polmoni. Agli ordini, colonnello! Tutti al mare! E lei non ha sentito? Vada anche lei. Vada. Con i vestiti in mezzo all'ombre noi andiamo a divertire. Lo prendi un goccio d'amaro? Lo prendi anche tu? Certo. La prossima volta mi porto il violoncello e ti dedico il mio pezzo preferito. Grazie. Senta, signor Ugo, io le apro, ma guardi che se la signora Lucy se ne accorge è colpa sua. Non ti preoccupare. Guardi, guardi com'era bella. A chi lo dici? È stata la mia soubrette e anche la mia amica. Però non c'è neanche una mia fotografia. Pallina. Come mai? Ah, mi sembrava. Eccola qui. Taormina, lo vedi? Questo sono io. Era pazzamente innamorata di me. Le faccio vedere i vestiti che ha? Sono stupendi, guardi. Guardi, guardi che belli, favolosi. Ah, castelli in aria. E questo? Dove vai se il cavallo non ce l'hai? Guardi che chiccheria. Barba nera, bel tempo, si spera. E questo? Non è questo la fine è il del finale mondo. Del primo atto di Paradiso per tutti. Come mi sta? Beh, tu staresti bene anche senza, eh? Uto, guarda chi si rivede. Bataclan numero uno. Vedi? Sono tutte piume di struzzo. Tutte. Provala. Vediamo come ti sta. Un po' più avanti, così. E la perla in mezzo alla fronte. Sembri una regina. Bella. Adunata, giovinotti! È ora di tornare! Di corsa, di corsa! Ispirate!
Ecco, allarga le braccia, via col destro, via. Sensuale, eh? 2, 3, 4, culetto. Ma per... oh, dai, no, mi vergogno. Non vergogni? Sono mica buona. Su, 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 che vai benissimo. Da capo. Allarga bene le braccia. Morbida, sexy. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, have a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. I'm singing, just singing in the rain. Formidabile. Vieni. Uè, ballerino. Che c'è? Guarda che quelli stanno arrivando. Su, su, corri. Oddio, cosa faccio? Tutta la roba. Io intanto trattengo la Lucy. Buonasera, signor direttore. E così, signor direttore, com'è andata oggi, eh? Si sono divertiti i ragazzi? E lei si è divertito? Insomma... E spegniamo queste lampade. È il comune che paga. Lucy! Lucy! Aspetta! Lucy, dove vai? Ma perché non stiamo un po' più insieme, eh? Non ci perdiamo mai. Ma non certo per colpa mia. Sì, lo so. La colpa forse un po' mia. È che ti ho un po' trascurato in questi ultimi tempi. Ma vedrai che adesso... Vedrai che adesso... Adesso perché non vai a riposare un pochino, eh? Sì, sarai stanca per il viaggio. Vai, vai. Ciao. Sì. Ciao. Ciao. Ci vediamo, eh? Micchia! Hai mancato vedete, eh? Mica sono scemo io. Voi invece vi sarete divertiti da pazzi, eh? Oh, direttore, sei divertito. Ma te pare logico che uno per farsi una scopata ci ha dovuto far fare 180 chilometri a tutti quanti, domande Dio? Il potere, il potere. Già, il potere. Signor Picchio? Sì? Lo vuole il direttore che ci deve parlare. Il direttore? Sì. Cosa crede il direttore? Che io faccio i suoi comodi, eh? Siamo mica i suoi ordini. Da direttore ci andrò quando mi pare e piace. Padronissimo. Anzi, ci vado subito. Renata. Cosa c'è? Non mi pare di aver sentito bussare. Infatti non ho bussato. Ecco appunto. Sa perché l'ho fatta chiamare? Credo di sì. Cioè non lo so, ma credo di saperlo. Ma qualunque cosa pensi, lei si sbaglia. È per farle firmare questo foglio. Posso vedere? È per la pensione. Me ne sono interessato io personalmente. Ah, che onore, personalmente.
Così potrà finalmente pagare la sua retta come tutti gli altri. Ah. Guardi, io firmo, ma non ci conto proprio. Ecco. Dica la verità, signor direttore, io le sono proprio molto antipatico. Bravo. Sa anche leggere nel pensiero. Beh, non è mica difficile. Basta concentrarsi un po'. Provi anche lei. Si concentri e legga cosa c'è scritto qui. Sa leggere? Vada! Ha visto che c'è riuscito? Basta concentrarsi un po'. Non è mica difficile, sa. Comandante? Contento? Beh, insomma. Per rubare un'auto danno fuoco al custode del garage. Ecco. Oh, t'hanno rimesso a nove. Chi è il primo? Lui. Ah, sì, sì. A me niente capelli, eh? Soltanto una spuntatina alla barba. Va bene. Scusi tanto, sa. Dica. Ma mi sembra che ha lasciato la bottega aperta. No. E vabbè. Zac, ecco qua. Oh, mamma mia. Scherzo riuscito. Ho una cosa per lei. Indovini cos'è? Bello o brutto? Bella, credo. Indovini in quale mano? A sinistra. Indovinato. Vuoi scommettere che è una cambiale? Calma, Picchio. Calma, che potrebbe essere la cosa che aspettavi da tanto tempo. È arrivata, Renata. Ahuila. Renata. Oddio, basta. Ah, che emozione. Oddio. Che emozione. Oddio, Dio, mi gira la testa. E sempre sia lodato quel pesso va pagato. Grazie. E sempre sia lodato quel pesso. Grazie. Siete un po' stronzi, ma in fondo siete simpatici. E mi dispiace che questa sia una specie di serata d'addio. Io vorrei portarvi tutti con me in giro per il mondo, ma come si fa? Chi lo sa, però forse un giorno ci rivedremo, Più tardi possibile, se sarete ancora tutti vivi. Oh, toccatevi, ragazzi! Quella del pappagallo con la gallinata, vedi un male ai uccidi. Dunque c'era un pappagallo. E c'è mamma la fate raccontare o no? Lucy, cosa c'è? Sei sbronza? Dimmi la verità. Sono vecchia. E brutta. No, sei sempre bellissima e desiderabile. Lo dici per farmi piacere? No, è la verità. Niente. Picchio, non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché un bacio a mezzanotte. Oui. Là.
Dio, come mi gira la testa. Oh, direttore, amore mio. Mi meraviglio di lei, signorina. Non ti fidar di un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna non ti fidar. Allora tu lasciati amar. Perché un bacio a mezzanotte amor può farci sempre amare. È mezzanotte per amare, è mezzanotte per sognare. Fantastica. Lei parte domani, vero? E assicuro che non sentiremo la sua mancanza. Renata. Sveglia, Renata. La grande notizia, domani partiamo. Per andare dove? Andiamo a Roma. E chi ti ha detto che io voglio andare a Roma? Come chi l'ha detto? Tu l'hai detto. Sì, magari l'ho detto, ma adesso lasciami dormire, dai. Ma insomma, l'hai detto o non l'hai detto? Sì, l'avrò detto, ma anche se fosse, partirei sola. Non voglio che si facciano delle chiacchiere. Lo sai cosa direbbero tutti qua dentro? Direbbero che la Renata è scappata con un vecchio. Senti, basta col vecchio, eh? Oh, non dico, piantalo col vecchio, eh? Non la voglio più sentire questa parola, capito? La devi piantare, oh! Di chiamarmi vecchio! Scusa, tesoro. No, scusami. Scusa. Perdona. Insomma, vieni o non vieni? Lo sai che quando dico una cosa è quella? Sì. Salvo cambiare idea e dire magari tutto il contrario. Allora facciamo così. Tu parti, mi fai sapere dove sei, io poi ti raggiungo. Giuralo. Ma è inutile che giuro. Tanto lo sai che sono capace di giurare il falso. Lo so. Dammi 2 o 3 giorni di tempo, fidati. Fidati? Sì, sì, io mi fido. Mi fido. O non mi fido? Ma sì, adesso lasciami dormire. Io mi fido. Addio, casa di riposo, la pace. Pace poca. Riposo si fa per dire. Ma cosa fai lì come un mammalucco? Entra, no? Beh, non andiamo? Sì. Di' la verità, sei mica pentita d'essere scappata via? No, ero stufa di stare lì con tutti quei vecchi. Però sei venuta via con me. Sì. E io non sono vecchio? No. Perché non provi a innamorarti di me, eh? Non ci ho mai pensato. E pensaci, pensaci. Ma come fa uno a sapere se è innamorato o no? Beh, semplice. Faccio un esempio. Tu la adopereresti il mio spazzolino da denti? No. Allora vuol dire che non sei innamorata di me. Ma cosa c'entra? Per essere innamorati bisogna usare lo stesso spazzolino. Beh, io per esempio il tuo spazzolino lo adopererei. Perché tu sei innamorato di me? No, cosa dici? E allora sei innamorato dello spazzolino. Questo è bello.
Ragazzi, date un'occhiata. Oh, guarda un po' che bambina. Bella, eh? Belina, eh? Beh, dai. Boh, è proprio vero che chi al pane non ha i denti. Che cazzo vuoi? Io Roberto, se vedemo Palermo. Ciao, ciao. C'è una mano. Ma come? Avevi tanto appetito e adesso non mangi? Voglio tornare indietro. Perché? Perché ho paura. Paura di cosa? Di Roma. Mamma. Ugo, se mi vuoi bene, riportami indietro. Senti, facciamo una bella cosa. Io ti porto a Roma per un solo giorno. Se ti trovi male, ritorni indietro. Se ti trovi bene, rimani. Eh? Aspetta un momento. Allora, mangiato bene? Bene, grazie. Ma perché? Perché non avete preso gli involtini? Qui li fanno che sono la fine del mondo, eh? Ah, sì? Ma sicuro? Senta, sono suoi amici quelli là. Sì, perché? Mi sembra che sentano molto la sua mancanza. Beh, non se la prenda mica, sa. Volevo soltanto fare un complimento alla signorina. Una ragazza così uno non dovrebbe mica portarsela dietro. Dovrebbe depositarla in banca. Lei è il babbo? No, è mio zio. E posso offrire un amaro? No, grazie. Beh, allora tolgo il disturbo. Mi sembra un'ottima idea. Pardon. Ciao nipotina. Che livello lo zio, eh? Dagni ragazzi. Come è andato? Benone, mi ha dato anche il numero del telefono. Però simpatico. A me è sembrato un po' stronzo. Te l'ha data la strusciatina, eh? Cominciamo bene. Sergio, è sempre quello dell'anno scorso, non mi ricordo più il nome. Carlo. Carlo, sì, appunto, Carlo. Carlo. Vieni, caro, vieni. Carletto, come va? Buongiorno, signore. Mi dai una bella camera matrimoniale, la migliore che hai, mi raccomando. Guardiamo subito che cosa possiamo fare. Grazie. Possibilmente panoramica, magari sulla piscina. Documento. Le do la 320, una delle migliori. Renata! Renata! Vieni! Come vieni? Ti voglio presentare un mio amico. Era la mezzala destra della Gallaratese. Adesso è qui perché la Ternana lo vuol comprare. Ah, sì? Vabbè, fatti fare l'autografo da questo ragazzo e andiamo, via. Ma quale autografo? È un mio amico. È qui perché la società lo vuole vendere. E cosa vuoi, che te lo compri io? Ma dai, stupido. Ciao, Aldo. Sono stata contenta di averti rivisto. Anch'io. Scusi. Vieni, cara. Prego. Eccoci qua. Guarda, frutta permesso. Vera, esotica. Questa è la suite. E cioè? E cioè camera da letto e salotto. Roma. La città eterna ai tuoi piedi. Avanti. Con permesso. Ecco per voi due. Grazie. Grazie. Le chiavi. Grazie. Stereofonia.
Ma perché il letto matrimoniale? Perché così se di notte hai paura, c'è già il posto vicino a me. Che stupida, non ci avevo pensato. Ah no? Champagne. Avanti. Permesso. Fiori. Tieni, cara, 5.000. Grazie. Ma che belle queste rose. Piacciono. Anche i fiori. Grazie. Ma non sono tuoi, li ha mandati la direzione. Sì, ma li pago io. Cinci. Avanti. Ma cosa vuole? Lei ha sbagliato stanza. Ugo, ma come ti sei conciato? Perché non ti piaccio così? Almeno invece di presentarmi come zio, potrei presentarmi come cugino. Guarda, guarda il cuginetto che cosa ti ha portato. Che bello, ma è per me? E per chi vuoi che sia. Ma chissà quanto costa. Beh, certo più di questo, che è fasullo. Ma lo sai che l'unico anello che ho avuto in vita mia l'ho trovato in un uovo di Pasqua? Permette, signora. Grazie. Oddio. Non farò mica la fine del professor Unrat. Chi? Il protagonista di un vecchio film, L'Angelo Azzurro. Si innamorava pazzamente di una ballerina. Diventava matto e sai cosa faceva? Hai capito? Bella gallinella mia.
Cosa facciamo? Aspettiamo? Come aspettiamo? L'impresario, mio caro vecchio amico. Eccola. Ah no. Qui. Ehi là! Con permesso. Vieni, Renate. Caro commendatore, come sta, eh? Ugo Cremonesi, in arte picchio. Sì, sì. Beh, è passato così tanto tempo che chissà cosa avrà pensato di me. Beh, veramente stavo un poco preoccupato. Ah sì? Invece eccomi qua, picchio, sempre sulla breccia. Guardi, guardi cosa le ho portato. Vieni, 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 cara. Buongiorno, commendatore. Buongiorno, signorina. Prego, si accomodi. Molto gentile. Bene, veniamo al sodo. Io sono qui per mettere su compagnia. Sì, un bello avanspettacolo, cosa ne dice, eh? Ma che bella pensata. L'avanspettacolo non esiste più da almeno 10 anni e voi una bella mattina vi svegliate e pensate di farlo resuscitare. Sì, ma io sto parlando di una cosa grossa. È di un grande spettacolo. Beh. Del resto la soubrette l'abbiamo. Renata Mazzetti, in arte René Bijoux. Oh, guardi, commendatore, che i soldi ci sono e tanti. Ma come ve lo devo dire che l'avanspettacolo è morto? E sapete chi l'ha ammazzato? I Guitti, sì, le mezze calzette come voi. Ah, lei la pensa così, eh? Sì. Allora sa cosa le dico? Che me ne vado. Io parlavo nel suo interesse. Volevo soltanto farle fare un affare. Andiamo, Renata. Ma cosa fai? Saluti? Non si salutano gli estranei. E questo è un estraneo. Uno che non conosco. E se non lo conosco io, non lo conosci neanche tu. Scusi, signorina, io volevo... Prego. Andiamo, Renata. Momento. Volevo dirle che se lei può tornare da sola, beh, con lei qualche cosa si può fare. Piacente, commendatore, a tutte e due o nessuno? Giovanna, io non ci sono! Era una bella donna anche tedesca, che era composta. L'ho comprata in casa, il marito il giorno dopo ha dato anche una bella mancia ai marchi tedeschi. Tieni la chiave, Gianni. Ah, buonasera. Te lo vuoi mettere in testa che siamo in un albergo di lusso, dove io pago 200.000 lire al giorno? E allora? E allora non ti devi comportare come se fossi in una camera mobiliata. Col personale, buongiorno, buonasera e basta. Niente confidenze, capito? Va bene, zio. E non mi chiamare zio. Va bene, picchio, adesso neanche devo... Picchio. Devo andare un attimo alla toilette. Va, va, va a pisciare. Renata! Ciao Aldo, com'è andata? Benissimo, mi ha comprato la Ternana. Mi ha dato anche un bel premio d'ingaggio. Dobbiamo festeggiare, vieni al bar che ti offro da bere, dai. Ma non posso. Anzi, qui vicino c'è un localino niente male, andiamo lì a bere. Dobbiamo far presto, però. Dai che ci mettiamo 2 minuti. Mi dica, signor Cremonesi. Hai visto uscire per caso la mia signora? No, non l'ho veduta. Guarda lì nella casella. Forse ha lasciato un messaggio. Questo è il conto, signor Cremonesi.
scusi. Scusi. Mi fa accendere. Sa che ore sono? È 12:15. Grazie. Scusi, non ce n'ha uno un po' più allegra? Concierge. Prego. Che ore sono, per favore? 14:00. Ah. Eh? 14:45. Ah, non sarai mica arrabbiato con me? Andiamo. Ecco, l'avrei giurato che ti arrabbiavi. Ma guarda che sei un bel tipo, sai. Perché dovrei essere arrabbiato? Ti ho aspettato soltanto per chiederti scusa di averti lasciato uscire sola. Si può sapere dove sei andata? Guarda che a me quando alzi la voce non mi piace per niente. Vabbè, te lo dico a bassa voce. Si può sapere dove sei andata? Tu naturalmente pensi subito a qualche cosa di male. Io non penso niente. Voglio soltanto sapere dove sei andata. Sono stata con l'Aldo, perché siccome che è stato comprato dalla Ternana, voleva festeggiare. Ah sì, meno male che l'ha comprato la Ternana. Eh sì, perché se lo comprava la Juventus, quanto stavi via? 2 giorni? Io pensavo di stare fuori 5 minuti. E invece sei stata fuori 5 ore. Ecco come sei te. Non te ne importa niente che quel ragazzo sia sistemato. Ah sì, eh? Sai quanto me ne frega, beh, dello stopper della Ternana. Allora non te ne frega niente neanche di me, altrimenti mi chiederesti se mi sono divertita. Oh, scusami tanto se non te l'ho chiesto prima. Scusami proprio tanto. Ti sei divertita, cara? Adesso non vale più. Ah no, eh? Potevi almeno avvertirmi, no? E come? Ma come come? Col telefono. Ci avrai i soldi per un gettone con lo stopper, no? Mettevi il gettone nella fessura, mi facevi una telefonata, così nel frattempo mi potevo regolare e andavo magari al cinema. Andavi al cinema senza di me? Lo vedi? Ecco come mi vuoi bene. Andavi al cinema senza di me. Ho fatto bene allora a non telefonarti. Sì, vieni qua. Io voglio sapere una cosa. Con quello stopper ci hai scopato, sì o no? Ma no, non ci ho fatto niente. E poi a me l'uomo geloso non mi piace. Ah no? E invece dovrebbe piacerti. Perché se sono geloso, lo sai perché? È perché ti voglio bene. È perché ti voglio bene, capisci? Io ti... Ma perché? Ma perché mi fai soffrire così? Ah, non lo vedi che mi fai piangere anche? Perché non tiri fuori la lingua? Tira fuori la lingua se mi vuoi bene. Lo vedi che non la tiri fuori? Oh, che vento. La vedi? Quelle capri, l'isola dell'amore. Vieni dalla mamma, tu bella, eccola, amore mio. Ti piacerebbe avere un bambino? Con chi? Come con chi? Con me, no? E per lei zuppe e pesci? Cin cin. Bacino. Mi dispiace.
Forse mi ha fatto male la zuppa di pesce di ieri sera. Adesso però mi pare di stare molto meglio. Eh? Vogliamo riprovare? Vieni. Sarà meglio andare a fare una passeggiata. Dici? Oggi sei stato fantastico. Ah, io di pomeriggio vado sempre forte. Renata, ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Perché non me l'hai detto che avevi un figlio? Perché mi dimentico sempre che ce l'ho. Sai che da quando è nato l'avrò visto 3 o 4 volte in tutto. E com'è questo figlio? Adesso lo vedrai. Doveva arrivare alle 7. Sono già le 7:10. È quello lì? Sì, è lui. Però, bello. Italo! Papà. Come va? E questa... questa è la mia compagna. Piacere. È la mia segretaria. Molto piacere. Andiamo a bere qualche cosa? Bevi qualcosa? No. No. Beh, allora prendi il soprabito e vengo. Va bene. Andiamo a casa tua. Caro papà, è tanto tempo che non ci vediamo. Almeno 6 anni. Forse 10. Fai ancora il rivoluzionario? No, sai, papà, lei non vuole. Una volta mi ha fatto scoppiare una molotov in casa. Bene. Abbiamo mangiato proprio bene, veramente. Complimenti alla cuoca. Alla cuoca? Ma se abbiamo comprato tutta la rosticceria qui di fronte, è l'unica che ci fa ancora credito. Che bisogno c'è di raccontare queste cose? È la verità. E poi credi che non l'abbiano capito in che situazione viviamo? Beh, la casa mi sembra abbastanza bella, confortevole. E questa l'ha chiamata una casa? Ma questo è un cesso. Non solo devo vivere con un uomo vecchio, ma con un uomo che non porta neanche una lira a casa. Se non battessi a macchina delle tesi di laurea, si morirebbe di fame. Io faccio il pittore. Se non riesco a vendere i miei quadri, che colpa ne ho? Beh, su ragazzi, allegri. Cosa sono queste tristezze? Beh, si fa presto a parlare così quando si abita in un albergo come il vostro. Io vado a fare il caffè. Renata, vai a dare una mano, su. Posso aiutarti? Vieni, papà, voglio farti vedere una cosa. Vedi, papà, sono tutti quadri miei. Ti piacciono? Belli. Belli. Ma perché solo occhi? Mi sono specializzato. Come l'oculista. I quadri sono belli, ma per fare una mostra ci vorrebbero 300.000 lire. E chi me le dà? Eh già. Chi te le dà?
Come chi te le dà? Te le dà papà? Io? Però vedi, ti so così orgoglioso che sono certo rifiuterai. Beh, io sono molto orgoglioso, ma non con mio padre. Ah no? No. Vabbè, allora... Eccole. Grazie, papà. Non fare come me. I giovani devono stare con i giovani. Sto male io col figlio, figuriamoci te col padre. Ma guarda che tra me e Ugo non c'è niente. Dai, che io queste cose le capisco subito. Ne ha di soldi il vecchio? Beh, qualcosa ce l'ha, ma gli serve per mettere su la compagnia. Ah, lui metterà su compagnia quando il figlio venderà dei quadri. Lo vedi, sono uguali. Ma hai sempre intenzione di continuare con gli occhi? Sai, un tempo dipingevo anche aspirine. Ah. Oh, bene. Tazza e caffè. Di un po' non gli hai mica chiesto dei soldi. No, perché oltretutto non ha dignità. Non ha dignità e fa l'orgoglioso. Per la verità, Italo non mi ha chiesto proprio niente. Beh, non ci sarebbe niente di male tra padre e figlio. Ma certo, se gliel'avesse chiesti, lei gliel'avrebbe dati, no? Oh, se me l'avesse chiesto, gliel'avrei dati, sì. Ma siccome non me li ha naturale, chiesto... lui non chiede, lui è orgoglioso, è l'unica qualità che ha. Ma non avete la televisione, no, voi qui? Come fate a vivere senza la televisione? È per forza che siete tristi. Va bene, adesso vi faccio divertire io, eh? Te lo ricordi quel numero, Italo, quando eri bambino? Che venivi al cinema Fossati. Io avevo la grande compagnia di riviste Donadani e Picchio. Ti ricordi? Facevo l'imitazione di Totò. Così. La Vispa d'Eresa, tre tempi e quattro quadri. Passeggiata. La Vispa d'Eresa aveva sul cuscino il volo sorpreso gentil uccellino. Ripasseggiato. E tutta giuriva, stringendolo vivo, gridavo coricata. Tu mi devi rispondere di stesa. Sì, papà. E tutta giuriva, stringendolo vivo, gridavo coricata. Tu mi devi rispondere di stesa. Distesa. Distesa, coricata, la stessa cosa. L'ho preso, l'ho preso. Ma lei sospirando, l'afflitto gridò. Tirando e mollando, che male ti fo. Punto di domanda. Tu sì, mi fai male, stringendomi l'ale. Delasciami anch'io. Sono figlio di mio padre ed un amico di mia madre. Faceva non ridere. Ma veramente. Faceva ridere da impazzire questa roba qui. Non te lo ricordi, Italo? Un successo. Credo che è ora di andare, Ugo. Sì. Quanto vuoi stare? Beh, dipende. Dammi la chiave, Lello. Grazie. Che piano è? Quinto. Arrivacci. Come fai a dire che questo albergo è meglio dell'Hilton? Non ho detto che è meglio dell'Hilton. Ho detto che ha più classe. Venga. Scusi, come mai dal mio lavandino esce acqua color marrone? Sono i lavori della metropolitana. Ho capito. Se mi cercano sono in televisione. Va bene. Eccola lì. Quella lì è la televisione. Sì, TV Sette Colli. Vedi, c'è anche scritto sul cartello. Ma cosa credi? Oggi le TV private sono più importanti di quella ufficiale. E poi io sono molto amico di uno che è quasi vice direttore. Sì, e magari si fa negare. Negare? Ma non farmi ridere. È un grande amico mio, gli ho prestato anche dei soldi. Come hai detto che si chiama? Picchio. Sì, sì, sì. Ah, sì, lo conosco, digli che non ci sono. Però sta insieme a una ragazza, niente male. E allora dai, che aspetti a farla entrare. Avanti. Emilio! Caro Picchio, come stai?
Bene, Venone, e tu? Bene, bene. Renate, hai visto? No, lei non credeva che io ero tanto amico tuo. Chi è questa bella ragazza? Renata, la mia soubrette. Piacere. Ah, e che stai facendo di bello? Beh, sto mettendo su un grande spettacolo, al solito. Però i tempi sono un po' lunghi, capirai, oh. Costumi, le scene. E allora ho pensato, chi lo sa se Emilio... Ah. Emilio, mi sono detto, chissà se Emilio mi può dare una mano con qualche particina qui in televisione. Certo, hai fatto benissimo. Tu pensa che stiamo proprio cercando la ragazza Buonanotte? No, sai, una di quelle che alla fine delle trasmissioni saluta i telespettatori con movimenti e parole morbose, sensuali, lascive. Io penso che la tua compagna sia proprio la persona giusta. Ma guardi che io non so fare niente. Ma non si preoccupi, come si chiama, signorina? Renata. Bene, venga, venga, Renata. Sì, vabbè, ma io? Una cosa per volta, intanto sistemiamo lei, poi penseremo a te. La vado a presentare al direttore. E io cosa faccio? Sto qui? Tu fa quello che vuoi. E guarda, se ti va puoi fare un giretto per lo studio. Cosa fa lei qui? Cosa vuole? Io? Niente, devo vedere il direttore. Il direttore oggi non c'è. Come non c'è? Non c'è, è andato in Svizzera. Torna domani mattina. Mi spiace. Picchio, guarda, non penserai mica, guarda che stavamo scherzando. Lo so, sono gli stessi scherzi che faceva tua madre con i soldati. Ma no, Ugo, te lo giuro, è vero. È vero? Sì. È vero anche che con queste mutande ci giocavi a nascondino? No, queste le tengo io. Vieni via, brutta troia, bastarda. Cammina. Fila, schifosa. E muoviti, sgualdrina. Ma che cosa succede? Cosa succede? Ha mai visto in faccia una vera mignotta? Eccola qua, questo è un tipico esemplare. È inutile, sai che ti volti. Tanto sei mignotta anche di spalle. Cammina, vuoliti e non piangere. Non mi commuovi, capito? Troia! Roma, la dimostrazione degli studenti per il sei politico... Troia! No, la verità è che tu hai la scopata facile, vergognati. Dovresti vergognarti. E invece no, non mi vergogno. Mi vergogno di essere venuta a letto con te. Lo sai che potresti essere mio nonno. Ah sì, eh? Mio nonno, che puttana! Ma cosa pretendevi che ti restassi fedele nei secoli come i carabinieri? Ma che carabinieri? Cosa vuoi da me? No, vieni. In strada no. Vieni. No, no. Vieni. Ti sputtano davanti a tutti, ti sputtano. To. Aglio! Aglio, lasciami! Aglio! Brutta schifosa! Oh. Avete mai visto una troia fuori serie? Ecco, è unica al mondo! La da lì anche gratis! Ma guarda! Vabbè, queste sono le sue mutandine! Sono all'asta, al miglior offerente! Lasciami! Lascia! Lascia! Siete troia! Siete tutte troie! Troia! Troia! Troiaccia! Schifosa! Tu vai via, no, non rompere il cazzo! Basta, mosegarmi, no! Puttana! Basta! Schifosa! Ma che fai, mi viene donna? Oh. Ma volete far finita? Mo vi ridò tutti in dergrugno, starangi! Guarda, sua madre.
E mo che fai? Ti metti a sedere? Vedi, vedi, vedi. Alzati. Ah, vedi, alzati. Ha messo sopra. Ma si manco l'ho toccato. Ma che se voleva ammazzare? Ma no, io non ci sono sentito male. Per me è brutale. Sarà meglio. La polizia è sopra. Fate passare, datemi una mano, su. Fate passare, per favore, fate passare. Mettiamoli in quel tassino. Siamo mozzate che ripartimo. E mo che fa? Ha fatto l'uomo. Svento alla neuro. Se tutti i pazienti fossero come lei, il nostro lavoro sarebbe molto meno pesante. Sì. Ma scusi, se ho dormito per 4 settimane di seguito. Sì, ma tra una terapia e l'altra ci ha fatto molto divertire. Grazie. E mi raccomando, prenda le gocce che le ho date. Sì, 15 gocce ogni 6 giorni. No, 6 gocce per 15 giorni. Ah, già, 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 la memoria. E se ha bisogno di me, mi telefoni. Arrivederla. Sì, un giorno. Sono venuto a ritirare una cosa mia. Nessuno ha telefonato per me. Ah, aspetti. Ha telefonato 2 volte la signora Mazzetti. E chi è? Ah, se non lo sa lei, comunque qui c'è il biglietto col telefono. Ah. Posso usare il debito sì, del telefono? Sì, 50 lire. Pronto, pronto, chi parla? TV Sette Colli, buongiorno. Buongiorno, scusi, mi potrebbe chiamare la signorina... Prego? Mazzetti. Mi dispiace, ma la signorina è in sala trasmissione per una registrazione. Va bene, telefonerò più tardi. Come detto, ecco, come si chiama? TV Sette Colli. Ah, va bene, grazie. Scusi, lei è la signorina. Ma come, non mi riconosci? Mi dai del lei? No, la riconosco, ma è che ho avuto un mese di amnesia. Dove sei stato? Perché non ti sei fatto più vivo? Sono stato ricoverato in una clinica. Mi hanno fatto la cura del sonno. Ah, ma oggi mi hanno dimesso. Sono in forma, sto proprio bene. E lei, e tu? Io? Io lavoro qui, sono stata scritturata. Ho una rubrica mia, guadagno bene. Ah, beh, anch'io non mi posso lamentare. Prendiamo qualcosa al bar. No, no, io vivo sola. Sai, lui è sposato, però ci vogliamo bene. Lui chi? Emilio, non te lo ricordi? Eravate tanto amici. Ah, sì, sì, me lo ricordo. Bravissimo ragazzo. E tuo figlio l'hai più rivisto? Quale figlio? Ma non so, io ne ho conosciuto uno. Siamo andati a casa sua a cena. Ah, sì? Ma sì, la cena dei Suppli Rancidi. Sì, 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 Suppli. L'hai più visto?
No, te l'ho detto, sono 15 anni che non vedo mio figlio. Un caffè. Ristretto, E adesso cosa fai? Vuoi che andiamo domenica a pranzo insieme? No, è che non posso. Devo partire per Torino, sai, faccio sua compagnia. Me l'ha proposta quel capocomico. Insomma, vado lì a fargli da spalla. Paga bene. Anzi, se hai bisogno di qualche cosa, fare complimenti. Io? Tu piuttosto. Hai bisogno di soldi? Carità. No, se mi dai i soldi del treno, magari. Basterà 20.000. Ma certo. Anche meno. Ma perché? Non hai più la macchina? Non ce l'hai più? Sì, sì, ce l'ho. Solo che non mi ricordo più dove l'ho lasciata al parcheggio. Tieni. No, troppi. Ma dai. Vabbè, te li restituisco appena possibile. Ma non ci pensare. Però abbiamo passato dei bei momenti insieme. Ti ricordi quei 3 giorni a Capri? Ah, sì. Ci siamo divertiti. Beh, io purtroppo devo andare. No, no, lascia. Se permetti, offro io. Non vorrei mica pagare con la 50.000. Picchio. Weyla. Chi è? Ma Emilio. Ah, sì, Emilio. Andiamo, Renata? Spero di rivederti presto. Ciao, Picchio. Renata. Ecco come si chiamava. Renata. La Madonna, ma non vedi dove metti i piedi? Picchio! Tu sei... Trottolino! Trottolino, sì. E che fai qui a Milano? Vado a Torino, metto su compagnia. Bravo! Debutto all'Alfieri. Bravo! Con quella nuova soubrette. Una soubrette? Come si chiama? Aspetta. Quella che non ho in televisione. Sì, non me la ricordo, ma boh, non fa niente, è lo stesso. Tu dove vai? E io vado a Roma, sai, mio figlio è avvocato, io modestamente sono laureato in legge e mi vuole con lui. Poi ormai il teatro mi ha dato tutte le soddisfazioni. E che ci faccio qui a Milano? Beh, ciao, tante belle. Saluto. Auguri. Grazie, Picchio, altrettanto. Così che andavi a Roma da tuo figlio avvocato. E tu a Torino a mettere su compagnia. Ha, 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 ha,